anzi, gli voglio tirare le orecchie perché deve rimanere sempre concentrato e attento, perché quando un giocatore non gioca da tanto tempo è l'aspetto mentale della concentrazione che deve curare e al quale deve dedicare la maggiore attenzione. Per il resto penso, insomma, che comunque sia, avevamo raggiunto quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati, quindi adesso starà al campo e soprattutto al risultato finale a dire se abbiamo fatto bene oppure no. Vabbè, senza girarci troppo intorno, la conferenza stampa di oggi significa che la società vorrebbe che le risorse del mercato di gennaio cominciassero a bruttare tutte quante e per bruttare devono scendere in campo? Assolutamente no, la società non vuole niente, la società vuole che vinciamo ad Avellino, per il resto non ce ne frega niente, chi gioca, chi non gioca, assolutamente niente, questa è responsabilità di Camplone e veramente a me personalmente non me ne frega niente, assolutamente. Io quello che mi interessa è vedere che i 14 che scendono in campo si ammazzano su ogni pallone, che lottano, che combattono, che fanno capire all'Avellino che ci dimostrerà da subito quali sono le loro intenzioni, fare capire che le nostre intenzioni sono abbastanza serie, anzi molto serie. L'ultima fase, questo è un po' il campionato che ti aspettavi, qualche sorpresa, qualche delusione, cioè ovviamente delusioni sono evidenti di altre squadre, però viene di massima come andamento al campionato che pensavi in generale? Del Perugia o in generale, insomma, come fotografia del campionato? Ma sinceramente se all'inizio dell'anno assolutamente no, lo pensavo in maniera diversa, con protagonisti diversi, ma non pensavo sinceramente che potessero essere nelle posizioni di testa Carpi, Vicenza, lo stesso Frosinone, pensavo alle altre squadre, ma penso come la maggior parte delle persone. Poi c'è da dire che se ci sono stati non bravi, bravissimi ad arrivarci. Pensavo fosse un pochino più